Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento dedicato agli ingegneri. Questa sera una puntata particolare, assieme a me in studio, come sempre, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Marco Belardi, ma non siamo soli, presidente, perché abbiamo delle nuovissime idee, le abbiamo viste durante Supernova, ricordiamo la manifestazione delle idee per eccellenza, e abbiamo qua in studio due giovani ingegneri e due nuove idee, direi brillanti. Giovani iscritti che hanno partecipato con soddisfazione all'iniziativa Supernova, giunta alla terza edizione, trovando grande riscontro e apprezzamento in queste loro idee di cui sentirete parlare. Partiamo da Cristian Fracassi, ideatore di Isinnova. Che cosa ha portato come idea a Supernova? Allora, durante l'evento di Supernova abbiamo presentato la nostra idea di punta di Isinnova, che è Brick System. È un mattone col quale è possibile costruire abitazioni. Avevamo detto anzitempo che avremmo costruito una casa in 12 ore, abbiamo sbagliato in eccesso, ci abbiamo messo 6 ore e mezzo. Quindi in 6 ore e mezzo siamo riusciti a costruire una casa completamente in legno, solo con la forza umana e senza l'utilizzo di alcun tipo di mezzo di sollevamento, muletti, gru, cariponte o quant'altro. Quindi solo in 7 persone, quindi 5 operai più 2 ingegneri che controllavano il lavoro, siamo riusciti a costruire questa casa in tempi record e a smontarla in tempi ancora più record, perché ci abbiamo messo 3 ore e mezza per smontarla lunedì dopo l'evento di Supernova. Qual è la particolarità principale di questa sua idea, di questo mattone? Allora, questo mattone è nato nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila. L'obiettivo era quello di riuscire a dare alle persone un metodo per costruire case in maniera molto veloce e fare in modo che chiunque fosse in grado di costruirsi una casa. È un mattone leggero, pesa al massimo 13 kg, poi si è sollevato da uomini e donne, e questo permette di costruire sia pareti che solai. Quindi con una sola forma, al massimo 2, che è il mattone d'angolo, io riesco a realizzare sia pareti che solai. Una volta realizzata la parte strutturale, è possibile, si vengono a creare una serie di fori per il passaggio degli impianti, quindi ogni mattone è in grado di ospitare già al suo interno gli impianti. Una volta terminata la parte degli impianti, è possibile inserire anche tutta la parte per quanto riguarda gli isolanti, quindi rimane solo da effettuare la fase di finitura interna ed esterna. E a livello di commercializzazione si può già trovare? Allora, noi siamo appena partiti, quindi è stato un lavoro molto duro quello di riuscire a progettare il mattone affinché con un numero molto limitato di forme fosse possibile realizzare quasi qualunque tipo di forma di edificio. Questo ci ha portato via parecchio tempo, siamo riusciti ad essere pronti per l'evento di Supernova, dove abbiamo presentato in anteprima mondiale il mattone, quindi la vera forma, perché non era mai stata messa in mostra, e il suo metodo costruttivo reale. Il prossimo passo è quello di migliorarlo, perché durante le fasi di montaggio abbiamo trovato qualche piccolo difetto e qualche vantaggio che è giusto sottolineare, quindi andrà perfezionato, e l'obiettivo è quello di arrivare ad IKEA, ovvero arrivare a vendere il progetto ad IKEA oppure interfacciarsi con un metodo simile a IKEA. IKEA ha sempre desiderato costruire case in maniera molto veloce, IKEA è amante del legno, noi abbiamo progettato un mattone in legno per costruire case, quindi il mio sogno sarebbe che i progetti si potessero sposare. Passiamo a Mauro Torquati, ingegnere civile in campo sismico. Qual è la sua idea? La mia idea è quella di realizzare un sensore sismico che sia in grado di tenere sotto controllo lo stato di salute delle abitazioni, quindi è quello di avere questi particolari sensori che vanno applicati alle abitazioni, ma anche non soltanto alle abitazioni, ma anche alle strutture in generale, in modo che nel momento in cui ci siano delle vibrazioni che vanno a inficiare quello che può essere lo stato di salute dell'edificio, io posso tenerlo sotto controllo e definire quanto effettivamente è stato danneggiato. Ad esempio, lo vediamo per un terremoto: all'indomani di un terremoto, avendo installati questi sensori, è possibile già quasi in tempo reale ottenere qual è stato il danneggiamento all'interno della struttura e quindi andare un po' a mappare il territorio nel caso in cui vengano installati su più edifici, anche ottenere questa mappa in grado di definire quali sono gli edifici che sono stati più colpiti rispetto a quelli che sono stati meno colpiti. Quando nasce questa idea?
nasce già dal terremoto, in realtà partendo dal terremoto dell'Emilia, quindi dal 2012, e infatti ci si era accorti che comunque la gestione dell'emergenza post-sismica è abbastanza complicata, ovviamente, perché ci sono molte forze da muovere, molte cose da organizzare, e per quanto riguarda l'agibilità da dare agli edifici, non c'è un metodo oggettivo in grado di definire qual è lo stato di danno che ha subito un edificio all'indomani del terremoto. Ma funziona che ci sono dei tecnici che vanno sul posto, compilano delle schede e quindi in modo visivo vanno a vedere quali sono le crepe all'interno della struttura, come sta, quindi proprio sulla base della sua esperienza, e quindi dà un giudizio basato sulle sue personali esperienze. Quindi è un giudizio soggettivo, ma non hanno comunque uno strumento in grado di dargli supporto e dargli informazioni riguardo il danneggiamento della struttura. Per questa sera è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo. Arrivederci a tutti, buona serata.